3, 2, 1. Ci troviamo ancora presso lo stand del Transanatolia, ma andiamo così a parlare invece di un rally diverso. Ci spostiamo in Africa, siamo in Algeria. Nel 2016, esattamente nella prima settimana del 2016, è stato di scena questo primo rally d'Algeria. Qui a fianco a me c'è Med, uno degli organizzatori, insieme ad Arak Sport. Hanno costruito questo grande rally dove gli italiani, se vogliamo, l'hanno fatta da padrone. Ma ricordiamo che era un rally internazionale e tantissimi piloti, pensate, ben 80 equipaggi si sono presentati a questo grande ride che profuma ovviamente di Africa, ride che profuma di quegli anni 70, quando la materia della navigazione ebbe così origine. Io lascio la parola a Matt, che ci racconta innanzitutto com'è andata l'edizione 2016, e poi andremo a raccontare anche il 2017, quali saranno le novità. Salve, allora l'edizione 2016 più o meno è andata bene, nel senso che adesso c'è una tradizione del rally. Un grande paese di tradizione del rally è l'Algeria, non possiamo dimenticare questo. L'anno 70, quando Sabina ha iniziato a preparare il grande rally Parigi-Algeri-Dakar, è passato per l'Algeria. Allora abbiamo provato da 3 anni di iniziare un rally d'Algeria, l'abbiamo fatto nel 2015 e adesso con la società Arak Sport, una società algerina italiana, la parte algerina sono io con qualche equipaggio algerini, e la squadra italiana c'è Daniel Cotto, Paolo Gaggiani, Giuseppe Bilotti, ex appassionati del rally nel mondo. L'edizione 2016, come hai detto tu prima, è stato 80 per equipaggi francesi, italiani, abbiamo un spagnolo e un romano, e c'è anche 50 equipaggi algerini. E questa tappa è andata con 5 stappi d'Algeri, e dopo abbiamo più o meno fatto vedere un po' di belle poste nel deserto, le città algerine prima, e la seconda cosa, la diversità del deserto algerino, la diversità è grandissima. Una settimana fa ho visto il Dakar, quando vedo le foto